aspettato intenso viaggio. Sono arrivato nel porto di Sorrento in seguito a quanto la mia barca. In attesa che la riparassero, mi hanno offerto di passare la notte nello stesso hotel e nella stessa stanza dove anni prima aveva soggiornato il grande tenore Enrico Caruso. Il personale dell'albergo mi ha raccontato della coinvolgente storia d'amore tra Caruso, ormai affetto da una grave malattia ai polmoni che gli impediva di cantare, ed una giovane allieva a cui lui insegnava canto. Commosso da quelle parole, mi sono ritirato nella stanza e sono rimasto tutta la notte lì a guardare le foto del tenore, il suo vecchio pianoforte e l'incantevole panorama di Sorrento. All'improvviso, la musica, le parole, le lacrime di quell'uomo così innamorato della vita e della musica sono cominciate a scorrere impetuose nelle mie vene, nella mia pancia, nella mia testa. E allora mi è sembrato di rivederlo nella penombra della stanza, seduto ancora lì, al suo pianoforte, che cantava per l'ultima volta il suo grido d'amore. E allora sono scoppiato a piangere. Non riuscivo più a fermarmi, piangevo come un bambino, affacciato a quel balcone, in quella notte magica, davanti al golfo di Sorrento. Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza, davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Vi emozionano, vi piacciono, sì o no?
Sì. Mi fa piacere, sotto maestro con la base. Per lei, Dalla, invece abbiamo una curiosità. Lei ha sempre dichiarato la canzone napoletana patrimonio dell'umanità. Perché? Quello che rappresenta nella nostra cultura, dalla filosofia, dalla sociologia, dalla musica, dalla poesia. Salvatore Di Giacomo, che è l'autore di capolavori della canzone napoletana del Novecento, non ha niente da invidiare a Petrarca. Il testo di Era di Maggio, che è una delle più belle cose mai scritte, secondo me è un testo universale.